Buonasera e ben in questa terza edizione del TG6 eh, che eh, apriamo parlando eh, di Ombrina Mare, eh, del dietrofront eh, del eh, Governo con eh, l'emendamento presentato dall'esecutivo, emendamento alla legge di eh, stabilità per eh, riproporre il limite delle 12 miglia entro eh, cui non è possibile effettuare eh, le eh, trivellazioni. Una, una grande soddisfazione, quella che è stata espressa quest'oggi dal governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso che ha sottolineato il grande gioco di squadra per decretare la morte giuridica di Ombrina Mare. Presidente D'Alfonso, è una giornata importante quella di oggi per l'Abruzzo alla luce di quello che è accaduto ieri riguardo Ombrina. Ma io da diversi giorni ho anticipato anche davanti ai petrolieri riuniti in Abruzzo in sede di Confindustria che il mese di dicembre non sarebbe stato neutro dal punto di vista della produzione normativa a garanzia della qualità del mare, non solo abruzzese, e del cosiddetto mare blu che sta a cuore anche all'Europa. Tant'è che il governo ha presentato dopo un'intensa attività di colloquio competitivo con le regioni, con le regioni del Mezzogiorno, ma anche con il nuovo Presidente della Conferenza, Bonaccini, e io che ho seguito e accompagnato un po' il lavoro delle regioni del Mezzogiorno, a cominciare anche dal luglio del 2015, abbiamo fatto sì che il Governo potesse presentare un emendamento. Correttivo e abrogativo che ripristina la competenza in capo alle regioni, che toglie la strategicità per l'approvvigionamento energetico petrolifero, che allontana oltre le 12 miglia le attività di ricerca e prospezione e poi soprattutto porta a morte giuridica a Ombrina. Noi come regioni abbiamo preso l'iniziativa dell'attività referendaria e abbiamo fatto valere questo valore, facendo in modo che il sistema del governo centrale si accorgesse di quanto stava a cuore al popolo e alla comunità. Mi era stato chiesto di fare la funzione diciamo, della comunità che si metteva in cammino per protestare e manifestare. Io ho voluto declinare invece in termini di ordinamento la competenza che ha una regione. Qui hanno lavorato i cittadini del popolo e le istituzioni. Ed è questo che ha portato un grande risultato. Noi saremo a guardiania della tutela del mare blu, esattamente come dice la strategia della macro regione adriatico-ionica. Ne potevo consentire che in Europa si dicesse una cosa e in Italia se ne facesse una esattamente opposta. Sono contento, ringrazio i tanti cittadini che si sono mobilitati mettendoci tempo ed energia, perché quello che fanno i cittadini lo fanno all'insegna della genuinità e della generosità. E poi voglio ringraziare i collaboratori, i colleghi... Presidenti di Giunta regionale, Claudio De Vincenti di Palazzo Chigi, il Segretario generale, il capo della segreteria, Matteo Renzi, la Boschi, che hanno fatto in modo da recepire questa grande richiesta di cambiamento. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni ambientaliste che però dicono la battaglia non è ancora conclusa secondo gli addetti ai lavori che continuano appunto a tenere alta l'attenzione proprio sull'iter parlamentare. Esultano gli ambientalisti all'indomani della notizia sull'emendamento votato dal governo alla Camera che ripristina il limite delle 12 miglia a tutte le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. La battaglia contro la petrolizzazione, quella valsa, tante manifestazioni e mobilitazioni, procede con una buona notizia. Non è eh, finita la, la guerra, diciamo così, a me non piace però, usare questi termini, eh, però eh, è solo un passo importantissimo, storico per l'Abruzzo, eh, in un lungo percorso, in un lungo cammino che ci deve portare a uscire dal mondo degli idrocarburi, anche perché il nostro pianeta sta morendo addirittura, secondo gli scienziati, a causa dei cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo combattere tutti i giorni, ma è un grande segnale ai cittadini per dire che chi si impegna poi ottiene grandi risultati e anche qualcosa per cui mi viene a dire che vale la pena vivere e cioè essere contenti di salvaguardare la propria terra e anche la propria comunità. Cosa è stato determinante secondo voi? L'impegno civico. L'impegno anche del singolo cittadino, anche da quello che ha solo condiviso un po' su Facebook, sui social, fino ad arrivare agli attivisti che si sono dati da fare tutti i giorni. E... Chi ha potuto dare un, in... un proprio contributo è stato non solo ben accetto, ma è stato fondamentale in questa lotta. Davide può battere Golia, così dicono oggi gli addetti ai lavori, in questa lunga controversia ancora non scampata. Oggi una menzione speciale va a chi ha contribuito come parte attiva. Devo dire sì, altresì che c'è stato il contributo, questo lo devo dire per onestà, di Giovanni Legnini. Giovanni Legnini è stato determinante in questa partita. Noi siamo in contatto con lui da oltre due mesi. E è lui che ha cucito tutto il progetto, è lui che ha dato l'impulso diciamo, più determinante a questo grande risultato. Ora cambiamo pagina, oltre 9 milioni di euro a disposizione per il dragaggio del porto di Ortona che potrà così accogliere le grandi navi e fare un salto di qualità nell'ambito della trasportistica e della connettività europea. D'Alessandro una giornata importante quella di oggi per le infrastrutture per una grande infrastruttura qual è il porto di Ortona perché arrivano fondi importanti è la più grande infrastruttura che la regione Abruzzo ha su cui costruire l'economia regionale io mi piace definirla il secondo tempo dell'economia regionale oltre all'aeroporto ma dal porto e con il porto noi possiamo costruire l'aggancio nel futuro, nello sviluppo economico futuro della nostra regione noi abbiamo già stanziato 9 nove... milioni milioni e 350.000 euro, ma il Comune di Ortona, cioè la stazione appaltante doveva appaltare entro il 31 dicembre pena perdita di finanziamenti. Questo non è stato perché abbiamo costituito una regia insieme al comune, così come facciamo sulle altre parti, cioè abbiamo trasformato la regione come uno strumento attivo e non come un notaio che guarda a volte anche i fallimenti consumarsi senza intervenire per fare in modo che neanche un centesimo ritorni indietro e che tutto venga impiegato per lo sviluppo e per l'occupazione processo. Su Ortona che si costruisce l'economia regionale, nel senso che su Ortona ha le caratteristiche tecniche, gli specchi d'acqua e oggi con queste lavoro la profondità da poter accogliere navi di ultima generazione. Non a caso il porto di Ortona entra dentro il Master Plan, sia per alcune opere importanti dentro il Sedime Portuale, sia fuori il Sedime Portuale, per esempio penso al collegamento Autostrada Porto, penso al finanziamento e progettazione per la Bretella di collegamento ferroviaria. E noi è lì che costruiamo il polmone, insieme a basto per quanto riguarda la vocazione prevalentemente per le merci e per l'industria. E continuiamo a parlare di infrastrutture strategiche nella nostra regione. Presentato questa mattina dal presidente della saga Nicola Mattoscio il nuovo piano commerciale dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, numeri ancora in crescita nel 2015. Presidente Mattoscio, nuova policy commerciale dell'aeroporto, nuove rotte e eh, si parla ancora di innovazione per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo. Sì, intanto voglio sottolineare che per la prima volta nella storia di questa società rendiamo pubbliche le policy nel rispetto delle normative specifiche della materia. Eh, questo significa che eh, ogni offerta che i vettori eh, internazionali e nazionali vorranno rimettere alla nostra società dopo la pubblicazione che avverrà in questa mattina sul nostro sito delle nuove policy dovranno rispettare scrupolosamente le normative europee in materia di aiuti di Stato. Eh, noi ci prefiggiamo di consolidare il volume di traffico del nostro aeroporto e eh, possibilmente accrescerlo gradualmente, ma eh, il tutto in una logica di economia relativamente al costo degli incentivi che lo stesso aeroporto eh, potrà sostenere nel prossimo futuro nel senso che deve essere chiaro che noi ci, eh, ci diamo e ci siamo dati l'obiettivo di ridurre significativamente il peso degli incentivi a favore dei vettori che utilizzano il nostro aeroporto. Abbiamo dei risultati straordinariamente positivi, eh, a fine anno pensiamo di superare la barriera del suono co come noi la consideriamo, che sono i 600.000 eh, passeggeri, eh, cresciamo significativamente più eh, di quanto cresco, cresce il sistema. Eh, nella sua interezza a livello nazionale e in particolare relativamente al nostro segmento di mercato. Faccio notare che tutti gli aeroporti italiani crescono per i primi 11 mesi dell'anno solo dello 0,8%, mentre noi cresciamo di oltre l'8%. La cronaca, saranno processati in sette per concorso in reato ambientale e falsità ideologica in merito all'inchiesta che il 18 settembre del 2014 portò al sequestro di un impianto fotovoltaico da 2 megawatt realizzato all'interno dell'area sportiva, turistico-ricreativa attrezzata di Pizzo Ferrato in provincia di Chieti che non poteva essere toccata per 10 anni. L'opera costò 400.000 euro con finanziamento della Regione Abruzzo, Comunità di Quadri e Comune. L'obiettivo era la valorizzazione del fiume Sangro e i lavori finirono nel 2006. Oggi il GUP di Lanciano, Marina Valente, ha rinviato a giudizio appunto sette persone con processo fissato al 19 aprile del 2016. Tra queste l'ex eh, sindaco Nicola Tarantini, eh, Dante Bucci, dipendente eh, dell'ufficio tecnico comunale e poi i legali eh, rappresentanti e tecnici del l'agri-energia SRL di Genzano di eh, Lucania. Secondo l'accusa della procura eh, di Lanciano l'impianto venne sdoppiato in un megawatt ciascuno beneficiando della procedura abilitativa semplificata aggirando le ferre norme eh, legislative in materia eh, di urbanistica, in materia ambientale e, e paesaggistica. Eh, nuovi investimenti su reti e depuratori e minor costo del servizio idrico per i eh, Teramani, nonostante l'aumento delle bollette annunciato per il 2016 a livello eh, nazionale. La Ruzzo Reti annuncia dunque nuovi investimenti. Nuovi investimenti per la manutenzione delle reti idriche, e degli impianti di depurazione e conti in graduale miglioramento, anche grazie agli interventi per contenere le spese e tagliare i costi superflui. Questa, in sintesi, la situazione in cui si trova la Ruzzo Reti, gestore del servizio idrico in provincia di Teramo, che oggi, sottolinea il presidente Antonio Forlini, può dire di aver scongiurato il rischio fallimento e compiuto già una parte del percorso che la dovrà portare a completare l'operazione di risanamento. Gli investimenti saranno prevalentemente quelli finanziati con i fondi FAS, quindi depuratori di tortoreto e di Alba Adriatica, ma in generale abbiamo in programma un piano di manutenzione straordinaria delle grandi adduttrici per evitare le situazioni come quella di quest'inverno a pastino e poi un piano di dismissione delle fosse IMOF che stiamo concordando con la Regione per, sono circa 400 queste fosse per migliorare la, la qualità del, delle acque riversate nei corpi idrici, soprattutto nelle zone interne. Già a partire dall'esercizio 2015 la spesa annua prevista per l'utenza media è passata da 197 a 227 euro allo scopo di finanziare i nuovi investimenti. Un aumento netto di 30 euro, che, rapportato alla spesa media preventivata dagli altri gestori del servizio idrico, pone comunque un'ideale classifica alla Ruzzoreti, al penultimo posto in Abruzzo. Le tariffe eh, diciamo, sono state rideterminate sulla base di parametri obbligatori dettati da un'autorità che è la stessa autorità che regola il servizio di eh, elettrico e del gas nel nostro paese. E lei ha detto eh, esattamente ha rappresentato la situazione, nonostante questa rideterminazione, la provincia di Teramo resta ancora eh, tra le province con il costo più basso in termini di tariffa, eh, quindi di incidenza sulla famiglia e non solo sul piano regionale ma molto al di sotto della media nazionale. Restiamo a Teramo dove la consigliere comunale del Partito Democratico Manola di Pasquale, vista la situazione di malcontento che regna tra i banchi della maggioranza, è tornata a chiedere le dimissioni del primo cittadino Maurizio Brucchi. Giovedì a Teramo è prevista la seduta del Consiglio Comunale, tra le altre cose si parlerà del Presidente del Consiglio di Sabatino e eh, vorrà fare l'opposizione qualche osservazione sull'annuncio fatto dal Sindaco Brucchi finalmente il rimpasso, l'azzeramento di giunta previsto per il 15 gennaio. Finalmente il rimpasto dice, in realtà Brucchio oramai che fa questo annuncio è un po' di tempo e lo fa generalmente per mantenere calma la sua maggioranza che rivendica posti in giunta o in, altri, o in altri luoghi. In realtà questa maggioranza non esiste più, il sindaco deve prendere atto che non ha una programmazione a lungo termine per la città in un momento in cui invece si vive una difficoltà evidente di gestione anche economica del tessuto produttivo della città stessa e che deve prendere atto quindi che non può continuare a vivere la giornata. E parlare solamente di rimpaste e poltrone per accontentare le varie anime che costituiscono la sua maggioranza. Deve fare una programmazione per la città, e se non è più in grado di farla, perché in realtà non ha né uomini né programma né idee, per questa città assumesse questa responsabilità e si dimettesse. Ecco, su questo ci sono state molte polemiche sui mal di pancia all'interno del centrodestra stesso. Cosa dovrebbe fare quindi a questo punto? Noi sappiamo bene che Brucchi non è stato eletto su una visione della città proiettata nei cinque anni di amministrazione e lo dico io che ci ho fatto una campagna elettorale contro. Lui è stato eletto perché aveva sette liste che facevano riferimento agli assessori regionali uscenti e al presidente uscente che in cinque anni poco hanno fatto per questa città e ancora oggi che non governano nulla sono praticamente incapaci a dare delle risposte. Questo è il vero problema, il problema vero. di queste amministrazioni che loro sono, non sono in grado di dare delle risposte, non hanno una programmazione politica, hanno nuovi assessori che comunque hanno un costo. Quindi da parte dell'opposizione cosa dovrebbe fare entro il 15 gennaio? Si dovrebbe dimettere. Il microcredito quale strumento di crescita territoriale e inclusione sociale è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina a Francavilla eh, nel corso del quale sono stati annunciati anche dei nuovi eh, bandi per eh, il prossimo anno. Uno strumento di crescita territoriale. Il microcredito può essere la chiave di volta di un Abruzzo in sofferenza, soprattutto per tutte quelle piccole microimprese che rappresentano il suo tessuto, quelle che non hanno sufficienti credenziali per ottenere crediti dalle banche e, soprattutto, per tutte quelle categorie più deboli che vivono nel limbo della disoccupazione. Dietro questo strumento così potente ci sono storie, storie di persone che eh, hanno avuto difficoltà, che hanno magari ancora difficoltà e grazie a questo strumento sono riuscite a, a realizzare un sogno. Infatti questo strumento è destinato a persone eh, svantaggiate, a persone mh, che rientrano nella fascia dell'inclusione sociale, quindi eh, disabili, eh, donne, eh, ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone disoccupate che non lavorano da molto tempo in estrema povertà. E, le, e riesce a dare questa risposta perché noi non chiediamo garanzie. Noi diamo il prestito e la nostra garanzia è la loro capacità lavorativa. Crediamo che eh, i soggetti, grazie alla loro voglia di lavorare e alla loro capacità imprenditoriale, riusciranno poi a restituirci il prestito. Uno strumento efficace che l'Abruzzo ha adottato da tempo ma che ancora non è pienamente entrato nell'immaginario collettivo. L'accesso al credito e quindi la capacità diciamo, economica e finanziaria è un grande problema. Eh, noi però abbiamo notato che la bassissima percentuale di mancata restituzione ha ehm, fatto sì che ci desse conferma che è cresciuta quindi il senso di responsabilità e consapevolezza delle piccole e medie imprese, quella eh, consapevolezza di onorare l'impegno, e questo è sicuramente segno di serietà e professionalità del nostro mondo imprenditoriale. E ora all'Aquila aperta da Monsignor Giuseppe Petrocchi la porta della Basilica di San Bernardino vista l'indisponibilità a causa dei lavori della Porta Santa di Collemaggio oltre 2000 i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. Oltre 2.000 fedeli hanno partecipato all'apertura della porta della Basilica di San Bernardino che ha dato il via ufficialmente al Giubileo Aquilano della Misericordia dopo l'inizio a Roma del Giubileo indetto da Papa Francesco, un Giubileo della Misericordia esteso a tutte le città d'Italia. L'indisponibilità della Porta Santa di Colle Maggio, sede del primo giubileo della storia, quella di Papa Celestino, interessata da lavori di restauro, ha portato all'individuazione da parte dell'arcivescovo, Monsignor Giuseppe Petrocchi, della nuova porta ad aprire per il giubileo della Basilica del Santo Senese, scelta dunque come chiesa giubilare. Perdonanza e giubileo della misericordia. Tale veste canonica certamente ha introdotto novità, ha detto Monsignor Petrocchi, mantiene però la stessa impostazione apostolica di base, infatti entrambi gli eventi rappresentano importanti manifestazioni universali del Ministero Petrino. Le due iniziative dunque, se non sono proprio gemelle, risultano almeno sorelle, quindi strettamente imparentate. Si capisce, ha detto ancora, perché noi Aquilani, che in buona compagnia con Papa Celestino celebriamo da diversi secoli la perdonanza, siamo oggi in piena sintonia con Papa Francesco. Tantissimi fedeli che hanno voluto partecipare con raccoglimento e commozione a questa celebrazione aquilana. Dopo l'apertura della porta di San Bernardino all'interno è stata celebrata la Santa Messa. Le celebrazioni che hanno accompagnato l'apertura delle Porte Sante sono avvenute anche nelle altre sei diocesi d'Abruzzo. Il calendario CAI 2016 è dedicato all'esperienza del viaggio. Nella definizione degli alpinisti dell'Ottocento, l'essenza più autentica di chi sale e attraversa le montagne, i viaggiatori. Un viaggio lungo 12 mesi tra gli scorci più suggestivi del Gran Sasso e dei Monti della Laga, presentato in occasione della giornata internazionale della montagna. Si rinnova la collaborazione tra CAI Teramo e BIM per la valorizzazione dell'ambiente montano. La selezione di, di fotografie che quest'anno abbiamo curato per la redazione del calendario si è concentrata sul versante teramano in diciamo, scorci di momenti attimi particolari, diciamo più che visioni d'insieme. Abbiamo cercato di rendere con questi scatti le emozioni che, che attraversano e che vivono i viaggiatori, gli escursionisti, gli esploratori, cercando così insomma, di rendere anche un, un servizio a chi magari non, non ha le possibilità di recarsi personalmente, personalmente in quei luoghi. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul, sul tema della tutela eh, dell'ambiente montano. Quest'anno in particolare c'è anche Parigi 2015, un momento importante per fare una riflessione. A questo punto al, eh, su tutto il pianeta e tutto il pianeta è chiamato a fare una riflessione sul, eh, su quella che è la tutela del, della montagna e di quello che comporta magari il non rispettarla come, come si dovrebbe. La presentazione del calendario CAI in collaborazione con il BIM in occasione della giornata internazionale della montagna. Ma per noi è un appuntamento fisso per quanto riguarda il CAI perché abbiamo un accordo non soltanto a livello locale ma abbiamo anche a livello nazionale tramite la federazione. Il BIM è un valore aggiunto al territorio in particolar modo alla montagna. Presentata a Pescara dall'assessore Annalisa Palozzo, la terza edizione della manifestazione illumina il Natale di creatività che si svolgerà a Cepagatti. Illumina il Natale di Creatività, terza edizione a Cepagatti. Annalisa Barozzo, assessore del Comune di Cepagatti, terza edizione. Quali le novità? Abbiamo voluto realizzare questo concorso aperto a tutta la cittadinanza, ma non solo. La novità è che ci apriamo anche agli esercizi commerciali e alle istituzioni scolastiche. Il premio è giunto alla terza edizione. Ogni anno abbiamo un numero crescente di iscritti. Ci auguriamo che anche quest'anno vada bene. Eh, vuole creare delle sinergie tra tutto il tessuto sociale le associazioni che sono anche qui oggi presenti. Il concorso prevede la realizzazione di addobbi eh, che siano presepi, alberi, luminari, tutto sul tema del Natale e con particolare attenzione a quello che è il tema del riciclo, quindi premieremo in particolare maniera, eh, prenderanno un punteggio più alto gli addobbi realizzati con materiale naturale e con materiale riciclato. Viste le attuali condizioni un po' di tutti i comuni di crisi economica, abbiamo voluto risparmiare utilizzando quelle che sono le forze locali. Quindi eh, stimoliamo eh, i singoli cittadini e le attività commerciali ad addobbare essi stessi la propria casa, dombando la propria casa o il proprio negozio ci aiutano ad addobbare tutta la città. Chi sarà il più bravo verrà premiato. Apriamo la pagina sportiva e parliamo ovviamente di Serie B e di Pescara nella settimana che porta al derby di sabato prossimo al Biondi. A lanciano contro la Virtus, buone notizie quest'oggi per Ugo Campagnaro, il difensore argentino si è allenato con il gruppo. Dunque ci sono buone possibilità di vederlo in campo nella partita del Biondi. Per quanto riguarda l'altro difensore Michele Fornasier che si è fermato proprio nella rifinitura pre-gara con la Virtus Entella ha svolto lavoro differenziale. Dunque potrebbe recuperare, ma a questo punto probabilmente Campagnaro è in vantaggio per un eventuale impiego nella prossima partita. Sempre fermi Torrera e Cappelluzzo che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi. Intanto è tornato in campo da titolare contro l'Entella Andrea Cocco che non ha segnato, ha però giocato una buona gara e magari conta di sbloccarsi proprio eh, al Biondi, un campo dove peraltro ha segnato un paio di stagioni fa quando eh, indossava la maglia della regina, ascoltiamolo Beh, Sono contento per la prestazione mia ma soprattutto della squadra perché oggi abbiamo dato una risposta importante contro una squadra che non perdeva da 10, 12 partite penso, quindi abbiamo fatto un'ultima prestazione e ci siamo anche noi, sono sempre stato quando il mister mi ha chiamato in casa ovvio Ora sto molto meglio fisicamente, penso che, che si veda anche, quindi ringrazio i compagni che mi sono sempre stati vicino e, e pensiamo alla prossima. Io non parlo di mercato innanzitutto perché sono concentrato con col Pescara, penso solo al Pescara e quindi non è il momento sicuramente di parlare di questo quest argomento. Pensiamo alla prossima partita perché deve andare continuità ai risultati e questo è l'importante. No, sicuramente apprezzo quella parte di pubblico che mi ha incitato perché ha capito che purtroppo è un periodo periodaccio sotto l'aspetto del gol però eh, non mi devo buttare giù, le occasioni ci sono state quindi questo è un buon segnale poi un pizzico di fortuna perché mi, mi è rimbalzato un po', nel momento del tiro mi è rimbalzato un po' quindi per quello è andata, è andata alta però l'importante è la vittoria e, e la risposta dopo questo periodo è un po' così quando non si, non si gioca un po' di fiducia si perde non è sempre facile poi comunque sia subentrare comunque partita magari che siamo sotto quindi sicuramente è una situazione difficile però ho sempre sentito la fiducia dei, dei miei compagni e questo penso che sia l'importante. In questo periodo che mi ha continuato a dare morale, e ho continuato a allenarmi al massimo. E penso che oggi comunque sia ho dato una buona risposta. Eh, non sarebbe mai sbloccare proprio nel derby, che dici. Quindi lavorerò duro in settimana per, per far convincere il mister per, per partire dall'inizio. Eh, sarebbe già una continuità importante. E per il settore eh, ospiti, dunque per i eh, tifosi del Pescara, sono a disposizione 1.236 eh, tagliandi appunto per il eh, settore eh, ospiti. Eh, non sarà possibile mh, aderire all'opzione eh, eh, Porta eh, Un Amico e eh, il, eh, tagliando, i tagliandi saranno acquistabili soltanto in prevendita e fino alle ore eh, 19 di venerdì prossimo, cioè il giorno precedente la partita non saranno invece acquistabili i italiani nel giorno stesso della gara poi ehm, eh, la eh, Delfino Pescara in accordo con la Virtus Lanciano comunica anche che eh, fino alle ore 13 eh, di eh, dopodomani, mercoledì la vendita del settore ospiti di Lanciano sarà riservata in prelazione agli abbonati biancazzurri di questa stagione 2015-2016 a mh, seguire la vendita sarà eh, libera come detto fino alle ore 19 di eh, mercoledì. E ora parliamo di eh, Virtus Lanciano. Virtus che oggi ha, ha ripreso eh, gli eh, allenamenti eh, eh, ed è tornato pienamente in gruppo il eh, difensore eh, Federico eh, Amenta. Mentre ha eh, lavorato in maniera eh, differenziata l'uomo del momento per la Virtus Lanciano, ovvero Antonio Piccolo, che ha riportato nella gara di Avellino un eh, leggero trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Proprio quell'infortunio che ha causato anche la sua sostituzione subito dopo il gol dello 0-2 a segnato da Di Francesco proprio su un tiro ehm, effettuato da piccolo che ha dato l'azione. La, eh, lavoro in piscina per il brasiliano Zé Eduardo, molto difficile il suo eh, recupero, lavoro differenziato anche per eh, Vastola e Ferrari che però non saranno della eh, partita. Torneranno a disposizione ehm, di Matteo e di Cecco sarà squalificato il difensore Aquilanti, il tecnico Daversa nel frattempo non nasconde la sua rabbia per la sconfitta in Terra Ispina. L'illusione c'è perché comunque, ripeto, nonostante fossimo uno in meno, bisogna considerare anche che la terza partita di una settimana a livello fisico siamo un po' calati e lì dove siamo stati bravi, a parte i primi 20 minuti dove magari c'è stato un po' di supremazia da parte dell'Avellino, il secondo tempo non siamo stati bravi a rimanere alti come abbiamo fatto il primo tempo, e ci siamo abbassati troppo e lì dove magari per struttura abbiamo sofferto un po' troppo questi traversoni, di conseguenza l'aspetto fisico superiore al nostro e sulle seconde palle ci hanno castigato più del 2. Secondo me sulla gestione dei cartellini eh, non è stata equa, però eh, secondo, dobbiamo essere i primi, non possiamo guardare sempre il nostro orticello quando la cosa succede a noi va bene oppure quando succede il contrario. Eh, mi dispiace questo perché da un collega mi aspetto che magari eh, si, se si, pro, si reclama si reclama per il giusto e non per partito preso per portare dalla propria parte l'operato di una terna arbitrale. Si parlava del primo tempo dove c'è stato, si è reclamato, sto dicendo, si è reclamato più del dovuto per il fatto che ci fosse un rigore al primo tempo a favore dell'Avelino, cosa che non mi risulta, c'è un regolamento. Se il braccio è attaccato non mi risulta che debba essere rigore, se il braccio è staccato perché voi mi parlate di errore e quindi c'è rigore, poi se vogliamo parlare del secondo tempo è un'altra decisione. può essere che c'era quel rigore di Casadei sul giocatore, come può darsi che c'era il fuorigioco dell'attaccante sul, sul terzo gol. Io non sono qui a parlare degli episodi e non l'ho mai fatto e mai lo farò, sono in una posizione di classifica dove per me sarebbe troppo semplice andare a dare le colpe e responsabilità alla terza in arbitrali, sto solo dicendo che noi per primi o facciamo i professionisti o no facciamo i tifosi, sul primo tempo il rigore per la vino non c'era, per noi sì, regolamento alla mano, secondo tempo molto probabilmente il rigore sul giro c'era, però questo non significa che si deve preclamare al primo tempo per ottenere poi qualcosa in più nel secondo, è chiaro? Sul concetto degli ammuniti ci sediamo a tavolino, secondo me Aquilanti non andava espulso. E per quanto riguarda la vendita dei biglietti sul fronte Virtus Lanciano, non solo oggi ma anche per tutta la giornata di domani sarà possibile acquistare i biglietti con la prelazione per tutti quei tifosi che avevano acquistato il tagliando per la gara precedente Casalinga. Ovvero Virtus Lanciano eh, Cagliari, quindi andando nei punti vendita ed esibendo il eh, tagliando di Lanciano Cagliari sarà possibile eh, avere lo stesso eh, posto, lo stesso eh, settore. Poi da mercoledì invece la eh, vendita sarà eh, completamente eh, libera. Questo è quanto per. I, I settori a disposizione dei tifosi della Virtus Lanciano. Scendiamo in eh, Lega Pro e parliamo di Teramo che. Ehm... Domenica prossima chiuderà la stagione con l'ultimo test di, camp di campionato, valevole per la penultima giornata di andata a Ferrara contro la capolista Spal. Mercoledì però ci sarà anche il turno di Coppa Italia alle ore 16 contro la Casertana al Bonolis. Uno dei giocatori del momento è il centrocampista Alessandro Di Paolo Antonio, che ha ritrovato il posto da titolare e nelle ultime due partite casalinghe è andato anche. In gol, ascoltiamo le sue parole. Alessandro Di Paolo Antonio, altro gol in casa, ancora più bello di quello segnato contro il Siena. Sei d'accordo? Sì, dai, comunque, ri risiamo al discorso che è stata una vittoria fondamentale perché. Come, da come vediamo fuori casa facciamo troppa fatica quindi diventano fondamentali le partite in casa e grazie a Dio anche al gol di, di Lenoci che finalmente si è sbloccato abbiamo portato a casa questi tre punti importantissimi anche perché ci siamo levati un po' da questa, da questa zona bassa della classifica e abbiamo affrontato una, una diretta concorrente. Senti, eh, un, vi state specializzando un po' in gol all'ultimo secondo, sia con l'Arezzo oggi con, con la Pistoiese. È comunque un sintomo questo di questa squadra che comunque ci crede fino alla fine? Ma sì, questo lo dobbiamo trasformare anche fuori casa, perché comunque in casa sì è vero che c'è il pubblico che lo ringraziamo, che ci dà una mano per arrivare fino alla fine, e questo si vede perché comunque. Anche oggi, anche oggi non abbiamo mollato e, e i risultati sono visti, abbiamo trovato il gol alla fine e, e questo vuol dire che il pubblico comunque c'è d'aiuto e ci sprona fino al 90 per non mollare. Senti, in casa di Paolo Antonio gioca il Teramo vince, non può essere un'equazione vincente. Beh sì, porto, sarei tipo un portafortuna, però... Aspetto adesso anche di, di fare il risultato fuori casa perché se vinciamo le partite in casa e poi andiamo fuori casa e non, e non vinciamo comunque serve a ben poco. Adesso abbiamo una trasferta difficilissima che però secondo me può essere una trasferta decisiva perché comunque ci, andiamo lì senza nulla da perdere. Comunque affrontiamo la prima, la prima della classe quindi noi andremo lì a, farci, a fare la partita e, e sicuramente non abbiamo nulla da perdere però speriamo di trovare questi benedetti punti anche fuori casa. In serie D nuova svolta, questa volta più tecnica nel Giulianova perché è stato esonerato quest'oggi il tecnico Francesco Giorgini, ehm, eh, con lui eh, sono stati eh, sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Tortorici, il collaboratore tecnico Pagliaccetti e il preparatore dei portieri eh, Chiavetta. Eh, C'era stata la svolta societaria con l'avvento eh, del presidente Serraiocco, ora c'è questa svolta eh, tecnica al posto di eh, Giorgini, come vedete dal sottopancia, è in arrivo il nuovo tecnico eh, Michele eh, Gelsi, ex giocatore eh, tra le altre squadre, in particolare del eh, Pescara a Gelsi il compito di risollevare le sorti di una squadra che dopo la sconfitta di ieri con la Vispesaro è rimasta sia all'ultimo posto ma da sola, dovendo recuperare tre punti ora dalla Vispesaro e un punto dalla Miternina al penultimo posto, tutto questo quando manca una giornata alla fine del girone d'andata del girone F di Serie D. E a proposito di Giulianova parliamo di, ora di un, di un giocatore originario di Giulianova ed ex Giulianovo ovvero Cristiano Del Grosso che insomma, è stato vittima questa mattina alle 6 di un grave incidente stradale ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Un intervento chirurgico maxillo facciale per la frattura pluriframmentaria del setto nasale. L'intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore presenta inoltre fratture composte di alcune costole senza danni toraco-addominali importanti e delle fratture di alcuni processi trasversi di tre vertebre cervicali per le quali sarà necessario l'uso del collare ortopedico per circa 20-30 giorni. Il decorso post-operatorio prevede ora il ricovero ospedaliero per circa 7-10 giorni prima di dare inizio alla fase riabilitativa. Quello che abbiamo letto è un comunicato emesso proprio dalla società del Bari, squadra nella quale appunto milita ora Cristiano Del Grosso, mentre il fratello Federico lo sapete gioca attualmente nel Chieti in Serie D e parliamo proprio di Chieti nel prossimo servizio. Chieti che ieri è stato battuto dalla capolista San Benedettese per 2-1 a un nitido sole dicembrino accende la gara tra Chieti e San Benedettese ed illumina subito le iniziative velleitarie dei teatini che nel giro di tre minuti collezionano due calci d'angolo senza colpo ferire. Gli adriatici ben posizionati e pronti ad interagire sui portatori di palla si affacciano al quinto in area a verde con un invito offensivo di Raparo dalla bandierina. I minuti scorrono, ma la tenuta agonistica latita. Le squadre rinunciano alla pressione anche perché sono adeguatamente assistite dal movimento di copertura delle difese e l'assetto tattico riveste una posizione prudente. Al 24esimo la San Benedettese guadagna spazi offensivi, verticalizzando il gioco e creando apprensione che fa preludere alla rete marchigiana, grazie anche al modulo di gioco rossoblu versatile ed imprevedibile. Si oppone Fatone a Titone, ma nulla può può su Sorrentino che inneggia al vantaggio. Chieti sorpreso ed incapace di cambiare il ritmo all'incontro che registra cinicamente la praticità degli uomini di Ottavio Palladini che su calcio di punizione realizzano ancora con Titone. Adesso i Nero Verdi sono storditi ma non demordono. Ci provano al 39 esimo con un calibrato calcio di punizione di Massimo a infilare Pegorin, ma l'opposizione è magistrale. Il puntuale direttore di gara, senza alcun recupero, ordina il rientro negli spogliatoi. Nella ripresa nessuna sostituzione e così la Samb, forte del doppio vantaggio, inizia ad amministrare il gioco che al quinto viene interrotto perché l'arbitro sancisce la massima punizione per i Nero Verdi a fronte di un fallo di mano in area ospite, opportuno per evitare la conclusione a rete di Dos Santos. Ci scappa qualche parola di troppo in campo, tre finiscono sul taccuino del signor Cavallina che invita Vitale a battere il calcio di rigore. Deciso e prorompente, il tiro del mediano. Si vivacizza il tenore agonistico. Il Chieti è consapevole che le speranze di raddrizzare il punteggio esistono. Gli Adriatici non insistono sui portatori di palla e Zuccarini provvede ad irrobustire la costruzione offensiva. Fuori Bocchino e dentro il nuovo arrivato Varricchio. Palladini non è sorpreso, ma con segnali eloquenti dice ai suoi di non abbassare la tensione. Corrono i teatini più degli ospiti, ordinano il gioco e dividenziano più convinzione. Altra sostituzione fuori massimo, dentro Diop. E i padroni di casa irrompono nell'area rosso con Dos Santos che non riesce a colpire la sfera. Palladini al 31esimo, chiama nuove energie in campo. Fuori Palumbo e Montesi, dentro Casavecchia e Pino. Ancora Chieti, 35esimo, calcio d'angolo. Ma poco si materializza sotto porta. L'ultima sostituzione per gli ospiti al 43esimo. Fuori l'applauditissimo Titone, al suo posto Pezzotti. Cinque sono i minuti di recupero. La Sam stringe i denti. Il Chieti consuma gli ultimi sforzi. La tifoseria rossoblù incoraggia gli atleti. La curva Ezio Volpi indomita non si scompone offrendo il calore sportivo. E così il signor Cavallina decreta la fine della gara ed invita tutti a centrocampo per un cordiale congedo. Fedeli e i suoi ballano il samba. Pomponi giura di attrezzarsi per non essere da meno. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna con la prima edizione domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.